Allora, con la mia di 200? 300, 300. Meters, right? Doesn't know which line. Al 2, quello dove c'è il 2, la carta del 2. Metti a 10, metti a 10. Perfect. Straight down. Very nice. Straight down. Nice. Ok. Allora Federico, ce lo siamo sudato un po' stamani questo kudu. Stamattina presto ne avevamo visti due enormi con delle femmine, ma non c'è stato modo di poter arrivare al tiro. E poi Harry ci ha portato in una vallata dove io non venivo da 3 o 4 anni e abbiamo visto un bel branco di kudu, ce n'erano 4 almeno, di cui uno eccezionale, erano tutti belli, però questo particolarmente, questo era eccezionale, vecchio, era un po' dietro gli altri, però il tiro si è presentato subito difficile, all'inizio era 293 metri, poi è diventato 347, comunque al primo tiro l'hai preso, si è fermato dopo 5 o 6 metri e poi al secondo tiro l'hai buttato giù, quindi complimenti. Nonostante le difficoltà a rivedere l'animale, che mi ero confuso, c'erano altri due maschi altrettanto Infatti il problema era quello, perché dietro poi ne è spuntato un altro e si rischiava di sparare a un secondo animale, per cui c'era da capire, e dal movimento degli altri, il non movimento di lui, si è capito che era lui e quindi hai fatto bene poi. Abbiamo mantenuto un attimo di calma e poi... Sì. È andato tutto bene. Allora adesso ovviamente possiamo dire che questi proiettili funzionano. Nulla da dire. Perché a questa distanza. Ora naturalmente poi quando arriviamo alla macellazione vedremo di ritrovarli, perché non vedo i fori d'uscita, il che potrebbe essere logico con la così tanta distanza, metri. Così tanta distanza e così tanto animale. Però può essere solo anche un'impressione, vedremo che cosa... vedo che ti sei ormai trovato più che bene con il reticolo balistico, con l'arma, stai facendo dei bei tiri e quindi complimenti, ti faccio i miei complimenti, perché non è facile vedere un trofeo così vecchio, guarda com'è vecchio, questo trofeo è ormai spaccato in più punti, questo è un animale veramente bello, 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 spero che adorni presto la tua collezione a casa, e complimenti ancora e complimenti a tutti i nostri sponsor, ai nostri prodotti che ci hanno aiutato a fare veramente una cosa. Ci garantiscono quasi ci garantiscono sempre il risultato, la volta che non lo garantiscono la colpa è del cacciatore. Bene signori, noi continuiamo comunque la caccia perché abbiamo altri animali da affrontare e quindi per oggi, diciamo per adesso è tutto e poi naturalmente ci vediamo ancora per fare i commenti della serata e vediamo se la serata ci riserva qualche altra sorpresina, avrei un'ideuzza, poi te ne parlo e vedremo se ce la facciamo. A presto!
sinistra di tutte. Quella, sì, guardala bene. Quella a sinistra in fondo. Aspetta, e ti dico quanti metri sono. It looks like it also back, I think. I'm not sure. But it sounded, I could hear boom. Boom? It sounded Yeah. L'hai presa, eh? Sì, ho sentito anche il rumore differente. Ora andiamo a vedere. But it's a perfect shot, eh? Wow! It is a perfect shot. Can you tell me all these spots for that? He's not good. Wow. Oh. Boys, I see. Great shot. Bel colpo. Abbiamo anche allenato un po' il cane a ricercare l'animale. Un cucciolo di appena 8 mesi. Allora ragazzi, abbiamo fatto un po' di cerca e abbiamo individuato un branco di Blesbok dove c'era questa femmina che era ferita alla zampa. Come un capo sanitario. Ecco, come un ex capo sanitario da noi. E quindi abbiamo deciso di vedere se potevamo abbatterla, anche perché è molto magra, molto sofferente. E quindi niente, ci siamo avvicinati fino a... Io ho telemetrato a 222 metri, poi si è spostata un po' meno. Comunque tu hai fatto un tiro di tre quarti perfetto, perché sì, il proiettile è entrato qui, è uscito dal pomo. Considera Ale che l'animale era comunque girato e vedevo, certo, la testa ce l'aveva rivolta verso il dietro, quindi l'unica zona utile era questo. A entrare ho detto tanto... le parti vitali le colpisco. E poi visto che c'eravamo, avevamo un cane cucciolo, uno Yak Terrier cucciolo di 6-7 mesi, volevamo vedere cosa faceva e l'ha trovato subito. Sì, è stato un fenomeno perché ha fatto tutti i giri concentrici. Sì, e poi l'ha trovato finché, bravissimo, bravissimo. Niente, complimenti, perché il tiro non era facile, anche c'era la posizione del sole che dava fastidio, e quindi bravissimo. E niente, grazie. Che dirti, è andato tutto per il meglio. Eccoci dunque a tramonto africano per commentare questa fantastica prima giornata di caccia. Possiamo considerarla, diciamo, una giornata con condizioni ideali. Ieri così ed è andata benissimo. Oggi ancora meglio da un certo punto di vista, perché abbiamo potuto fare delle riprese. Abbiamo scelto anche oggi, visto le condizioni, di non chiacchierare durante l'azione di caccia, perché gli animali sono molto attenti. Abbiamo anche trovato un paio di animali morti per causa probabilmente dei fulmini, e quindi abbiamo deciso di far diciamo più piano possibile, anche con le riprese, di cercare di limitare il nostro parlare. Infatti poi avete visto le condizioni che abbiamo trovato sia per il kudu sia adesso poco fa per il Blesbok di selezione. Gli animali erano nervosissimi, ci giravano intorno, noi abbiamo dovuto girare intorno a loro, poi alla fine hai fatto un tiro. Allora, noi abbiamo parlato diffusamente di tutti e due gli animali. Sì. Che cosa possono essere le conclusioni di questa giornata? Diciamo che siamo riusciti un po' a confermare le grandi prestazioni di questo trinomio, quindi cartuccia, includendo ovviamente il proiettile MRR Bullets, che oggi ha fatto cose straordinarie,
e quindi siamo arrivati praticamente quasi al livello massimo che si possa pretendere da un 308. Assolutamente sì. Quando spari a oltre 300 metri su un animale, un maschio adulto di Kudu, che è più grosso di un cervo maschio adulto, quindi siamo, diciamo, non dico al limite, perché ci sarebbe spazio per esempio per l'Eland, e se avrò occasione di farlo lo farò, però diciamo che abbiamo dimostrato la validità di questi proiettili. Assolutamente, fermare un animale del genere a 300 e rotti metri, penso che miglior test non ci sia, un certo. Animale che supera abbondantemente 100 kg, quindi. Certo. Allora, poi per quanto riguarda il cannocchiale e la carabina, beh, qui diciamo è stato un binomio azzeccatissimo, anche supportato da questi attacchi Contessa meravigliosi. Ecco, oggi abbiamo potuto verificare il reticolo balistico nella sua, diciamo, nel suo impiego standard, 300-350 metri, le lineette si vedono bene, naturalmente noi abbiamo cacciato, qui si caccia a luce piena, quindi ecco, non vi immaginate che quest'ottica possa servirvi per la caccia crepuscolare, a meno che non scendete a 5-6 ingrandimenti e accendete il reticolo. Comunque, balistico. Il reticolo balistico illuminato aiuta tanto, io lo provavo non sull'animale, provavo l'altra sera che era in circa quest'ora per vedere come si vedeva l'immagine attraverso il cannocchiale, devo dire che con il reticolo balistico illuminato, insomma, dice la sua anche nelle ultime luci del giorno, logico, certo. Gli ingrandimenti devono essere sicuramente ridotti. Certo. Poi le torrette non si sono mosse di un millimetro, abbiamo sempre controllato il loro status, sì. Qui l'arma viene sbattuta parecchio, sì. Ve lo dico, fra saltare fuori dalla macchina, rientrare, pioggia, non pioggia, mettilo in custodia, tiralo fuori, ecco, questo è un test ideale per mettere il cannocchiale nelle sue migliori condizioni di uso e peggiori condizioni di uso, a seconda di quello che sì. Si pensa che sia, e quindi benissimo. Poi niente, la Rover, questa Scout, mi è piaciuta tantissimo, penso ti sia piaciuta anche dallo scatto. Uno scatto incredibile. E poi devo dire che nonostante i 47 centimetri di canna, una precisione incredibile, ecco, è stato fatto tutto veramente da Sabatti nella maniera migliore. Io l'avevo già testata e mi ero reso già conto di tante cose, poi ovviamente portandola qui a fare cose estreme, ecco, è uno scout che è un vero scout, ecco, questo, se cercate uno scout vero, questo è uno scout vero. In commercio ce ne sono altri, sono un po' versioni modernizzate, un po' anche fantasiose, però questo è un vero scout e quindi ovviamente chi cerca il massimo per questo genere, certo. Di arma, sicuramente con questa nuova Rover Scout ha di che. Poi ricordatevi che ha la canna intercambiabile, quindi si possono passare da un calibro a un altro, e poi se la canna uno la usa tanto al poligono e dopo tantissimi colpi la deve cambiare, qui non c'è problema, è intercambiabile. Poi il fatto che sia un gran mezzo lo dimostra che riesce nella caccia anche un neofita come me, sai, un professionista come te comunque sia, però sì. Un neofita come me, infatti Federico, hai toccato uno dei punti essenziali che avevo spiegato già in fase di apertura di questo safari, che preferisco di gran lunga fare dei test a due mani, perché si hanno due punti di vista diversi e poi ognuno dice la sua. Se il prodotto risponde ovviamente alle prestazioni che si prefigge, è ovvio che poi i risultati ci sono e siamo concordi nei risultati. Condivido. E quindi niente, a questo punto abbiamo altre due o tre giornate di caccia, avremo un paio di animali ancora da prendere, ci divertiremo a fare la cerca a corta distanza. E questo è un tipo di caccia che lo scout e quest'ottica sono al limite.
delle loro cose. Lo scout un po' meno, perché si presuppone che, essendo un'arma corta e maneggevole, sia utilizzabile anche a cortissima distanza, ma chi lo compra lo fa per altri motivi. Ma noi andremo anche a fare questa caccia e poi vi dimostreremo che questo presidio della Sightmark ci potete fare anche la cerca tenendolo a ingrandimento 5, perché ha un'apertura pazzesca, e quindi vi dimostreremo quello che riusciremo a fare. Bene signori, ci rivediamo alle prossime avventure qui al Grace Gift Lodge.